Milano, come molti di voi già sanno. Ieri a Milano abbiamo avuto un incidente spiacevole. Il più importante è che stiamo tutti bene e che questo sarà ricordato solo come una storia. Spiacevole. Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, lo scrive su X dopo essere stato derubato a Milano dell'orologio. Da tre uomini che hanno contribuito a catturare. Grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato ieri. Alla polizia di Milano per il suo intervento molto rapido e grazie per tutti i tuoi messaggi. Conclude il pilota. La rapina e l'inseguimento 20.30 di ieri. Domenica 3 settembre. Carlos Sainz ha recentemente conquistato il terzo posto con la Ferrari al Monza GP. È a solo il tempo di raggiungere l'Armani Hotel in via Manzoni quando viene attaccato. Trimo Roccan si erano messi lì fuori. Non appena i venti. Ninenne esce dall'auto compagnia del suo assistente. Gli aggressori entrano in azione. Puntando modo decisivo al polso sinistro Sainz e al suo cronografo €500.000. Un migliaia Alexander Zverev Richard. Sainz si mette alla ricerca dei fuggitivi. Prima in macchina e poi a piedi. Aiutato dall'assistente e da alcuni passanti. Che hanno immediatamente riconosciuto il pilota. Anche grazie alla t-shirt del cavallo dilagante che indossava. E lo aiutò a recuperare l'orologio. L'inseguimento si concluse via Monte Napoleone. Lì il XXI secolo altre persone riuscirono a bloccare ladri tre marocchini tra i 18 e 20 anni per recuperare il prezioso bottino. Nel frattempo, qualcuno aveva già chiamato 112 per riferire l'incidente. I poliziotti dell'ufficio di prevenzione generale hanno assunto i presunti ladri e li hanno portati alla stazione di polizia. Infatti bene fratelli è andato anche a Sainz per presentare una denuncia. Chi sono i tre ladri? I tre ladri sono stati fermati dallo stesso Sainz. Dal suo manager e da alcuni passanti fino all'arrivo della polizia. I tre sono ora nella prigione di San Vittore. Dalle indagini sul database. Condotte dagli agenti dell'ufficio volante. Sembra che gli arrestati nella legge non abbiano precedenti e siano senza tetto. Il procuratore Milano chiederà loro la detenzione pre-coltivazione in prigione. La stazione di polizia. Dopo la denuncia, l'autista della Ferrari, che ha riferito lievi lividi al polso. È stato visitato dai 118 dipendenti e ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.